Mini tutorial sullo swing e sulle modalità di utilizzo di questo esercizio nei vari workout. Prima di tutto, vediamo come deve essere fatto uno swing. Anche senza sapere niente, il mio consiglio è: ti fai un video mentre fai swing, guardi invece questo swing qui, li metti a paragone e cerchi di vedere quali sono le differenze. Se stai facendo qualcosa di un po' diverso, cerchi di correggerlo. Questa è la regola più semplice. Il mio ginocchio stava sopra la caviglia, se vedi che il tuo va avanti, cerchi di tenerlo un po' indietro. Se il tuo busto stava più verticale del mio, cerchi di buttarlo un po' giù. Se vedi che la tua schiena diventa tonda, assolutamente no, cerchi di tenerla dritta. Sul nostro canale ci sono un sacco di video che ti fanno vedere gli errori che devi evitare e un sacco di video nei quali ti do dei consigli su come migliorare questo esercizio. L'altra cosa che devi fare è cercare di spostare il sedere indietro il più possibile, in modo che tutta questa parte si allunga, ok? E la spinta che puoi dare è più ampia, così il gluteo lavora di più, ok? Quindi manda bene indietro il sedere, la schiena sta dritta, la spinta avanti al kettlebell gliela dà l'anca. Quindi è il bacino e la pancia che andando avanti spostano le braccia. Quindi, il primo consiglio è vai il più possibile indietro mantenendo la schiena dritta e quindi avrai. Il secondo consiglio è una volta che sei arrivato con il bacino più indietro possibile, aspetta una frazione di secondo prima di spingere. Se hai notato, il mio swing è vado indietro a una certa velocità, poi c'è come un attimo di pausa, poi c'è una spinta forte. Andare indietro non è così veloce, è a una velocità normale, poi c'è un attimo di pausa, poi c'è una spinta forte, quindi è come se questo ritmo fosse: vado indietro normale, un attimo di pausa, spinta, vado indietro normale, attimo di pausa, spinta. Il ritmo deve essere questo. Ci sono altri video nei quali ti spiego perché deve essere fatto in questo modo, ma devi farlo così. Quindi andiamo su, inizio, vado indietro non tanto veloce, attimo di pausa, spinta. Non questo. Vado indietro normale, attimo di pausa, spinta forte. L'altra cosa che devi assolutamente fare è capire che le braccia non devono fare niente, cioè non sono le braccia che sollevano l'attrezzo, non è un esercizio per le braccia. Come? Non è un esercizio per le braccia quando l'attrezzo scende. Le braccia non devono fare niente. Non devi né sollevare né abbassarlo. L'attrezzo sale perché gli dà una spinta in avanti col bacino e scende per gravità. Ok? Quindi assolutamente lascia queste braccia morbide, come se fossero morte. Questo vuol dire non solo non sollevare con le braccia e non tirarlo giù, ma anche lasciare completamente distese le braccia. Quindi non le tirare, lasciale andare belle dritte. Ora, la respirazione qual è? La respirazione in realtà non è così importante come si sente dire, però se vuoi respirare in un modo che sia predefinito, perché ti aiuta anche a concentrarti, a sintonizzarti col movimento, puoi fare in questo modo: prendi aria mentre vai indietro, mentre l'attrezzo scende, quindi fai. Poi da qui, che sei in apnea, spingi e butti fuori. Scende. In questo modo butti fuori l'aria nel momento in cui c'è questa espressione di potenza. Questo ti aiuta ad attivare di più anche l'addome
e a mantenere una solidità centrale superiore. Però non c'è bisogno che forzi tanto questa respirazione. Quindi, quando lo fai, basta che sia questo. Una respirazione abbastanza naturale. Questo ti permetterà di avere un'attivazione muscolare un pochino superiore e comunque di mantenere i battiti cardiaci un po' bassi. Poi all'inizio è utile concentrarsi su un'attivazione volontaria dei muscoli, quindi quando spingi all'inizio è utile cercare di concentrarsi su una contrazione dei glutei, quindi su strizzare il culo e attivare l'aria alla pancia. Tutte queste attivazioni in un futuro dovranno diventare riflesse, cioè cosa vuol dire? Che devono venire in automatico, però all'inizio è utile farle volontariamente. Spingo, strizzo le chiappe e attivo l'addome. Poi dopo sta roba deve venire naturale, però, ok? Ora, lo swing è un esercizio per lavorare i glutei, per lavorare i femorali, per lavorare la potenza e siamo d'accordo. Però, soprattutto in questo periodo, magari in casa non tutti hanno dei kettlebell pesanti, perché l'ideale sarebbe utilizzare un kettlebell pesante. Perché un kettlebell pesante? Perché questi muscoli sono potenti. Quindi, se vuoi spingere forte col bacino, serve un carico pesante, perché se spingi forte un carico leggero, quello dovrebbe volare via. Se è leggero, lo spingi forte, devi frenarlo con le braccia, con tutta una serie di errori che ho spiegato mille volte negli articoli e nei video. Ok? Però se li vuoi sapere, mi scrivi nei commenti e io te li rispondo. L'ideale sarebbe utilizzo un kettlebell pesante su per giù intorno a un terzo del peso corporeo, o comunque quanto uno lo percepisce pesante, in base anche al fatto che il peso si aumenta. Secondo le regole che ho spiegato in questo video, se c'è un kettlebell pesante, l'ideale è faccio un po' meno ripetizioni, ma per un bel po' di serie. Cosa vuol dire? Che parto, faccio 6, 7, 8 ripetizioni, mi fermo un minuto e due e lo faccio anche per 5, 6, 7, 8 volte. Ok? Quello dipende anche da quanto uno è in forma e da cosa c'ha nell'allenamento che vuole fare quel giorno. Ok? Magari bastano solo 4 volte, 5 volte. Però cosa succede? Che magari non abbiamo un kettlebell così pesante. Allora cosa si fa? Lo swing non si fa? No, ci sono secondo me due strade che possiamo seguire. La prima è stanchiamo prima il gluteo e i femorali con altri esercizi e poi facciamo uno swing con un carico un po' più leggero in modo da avere un preaffaticamento che ci fa sentire un po' più pesante questo attrezzo che invece è leggero. Quindi posso fare degli stacchi a una gamba non tanto pesanti, degli squat nei quali ho degli stacchi nei quali ho lavorato sul tempo sotto tensione, cioè su quanto durano le fasi concentriche e eccentriche, quindi discesa e salita. In questo modo arrivo a fare swing che sono leggermente più stanco. Questa è una delle strade. Se ti piace, la segui. L'altra qual è? Utilizzo lo swing con questo carico più leggero come lavoro leggermente più cardio. Ora passiamo a questa parola cardio, ok? Cioè un lavoro a una intensità più bassa, ok? Quindi potrebbe essere utilizzato dentro un circuito, un allenamento, potrebbe essere utilizzato sia come stazione a bassa intensità, quindi mi metto lì e faccio 1 minuto o 2 di questo lavoro come se fosse una fase cardio. Potrei fare anche di più, 3, 4, 5 minuti alternando magari i vari tipi di swing. E quindi una ipotesi è ho da fare un po' di cardio anche 10 minuti, prendo lo stocchetto perché è un po' leggero, ogni volta che faccio una ripetizione sviluppo una potenza adeguata, quindi spingo non fortissimo, ok? Spingo il giusto per quel carico, per farlo arrivare su per giù a questa altezza, ma vario i lavori, swing a due mani, swing a una mano, in modo che anche l'addome lavora in modo diverso, o anche altri tipi di swing. Facciamo un esempio. Parto con la fase cardio, ok?
Quindi dovrei andare a correre mezz'ora, un'ora, metto e faccio un quarto d'ora di questo. O 5 minuti più 5 minuti più 5 minuti con un minuto di recupero, quello uno se lo struttura come vuole. Quindi parto e faccio. Chiaramente la spinta, ora che questo attrezzo è più leggero, è un po' meno forte. Faccio un po' di swing a due mani, poi cambio. Vado a una mano. L'altra sempre morbida, vado in tralatato. Se sono bravino, ok, inserisco qualche altra variante. Quindi magari faccio. Con un passo laterale. E unisco i piedi ovviamente quando l'attrezzo è su. La respirazione ovviamente è un po' più naturale. Il culo lavora lo stesso. Lo sento anch'io che sono un bel po' allenato, perché comunque ogni volta un po' di spinta c'è. Vado una mano. Strizzo le chiappe, poi magari passettino avanti, passettino indietro, il cuore sale, è un bel lavoro, però è un lavoro a una intensità più bassa. Io c'ho un po' il fiatone. Questo esercizio utilizzato come fase cardio, il battito sale un bel po', comunque. Serve poco spazio e comunque ci permette di continuare a lavorare sulla potenza, perché non è che se carico più leggero allora non devo spingere, solo che devo spingere un po' meno. Se spingo un po' meno, spingo più volte. Guarda, il culo brucia, ok? Si lavora uguale. Che comunque fosse un lavoro cardio si vedeva perché quella intensità mi permetteva comunque di parlare, ok? Anche se c'ho il fiatone. L'altra possibilità è che utilizzo questo swing col carico più leggero, quindi con una intensità più bassa, come recupero attivo. Cioè, ho fatto i miei esercizi a circuito, uno, primo esercizio, secondo esercizio, terzo esercizio, ci avrei un minuto di recupero, faccio un po' di swing, pam pam pam, un po' di swing, in quel modo comunque recupero, ma è un recupero attivo. O se lo voglio fare ancora più intenso, faccio un certo esercizio, faccio alcune ripetizioni di questo blande, diciamo così, col carico più basso. Il recupero c'è, ma non è un recupero passivo dove sto fermo, e l'intensità totale viene comunque un po' aumentata. Spero che con questi consigli tu riesca ad utilizzare in un modo migliore il kettlebell, ok? E sapendo che comunque il kettlebell ci permette di lavorare in poco spazio e ci dà tantissime possibilità e varianti di allenamento. Ovviamente la tecnica deve essere buona e bisogna anche conoscerlo bene, questo attrezzo, per riuscire a coprire tutte le nostre necessità di movimento e di allenamento. Comunque, provalo. Mi scrivi nei commenti com'è andata e se hai bisogno di qualche consiglio, scrivimi senza problemi, che noi di Kettlebell Specialist ci siamo. Ciao!